un ospite molto importante. Vi posso soltanto dire che lui è stato folgorato da un grande amore per l'arpa, l'arpa che però è arrivata al terzo posto nel senso del suo cuore, perché è partito con altri strumenti, per esempio fisarmonica, ma non solo, il piano e poi ad un certo punto la folgorazione. Però una di quelle folgorazioni, cioè di quelle forti, perché pensate che lui stamattina ha trovato il tempo per essere qui e già per questo io devo ringraziarlo, perché lui fra qualche giorno, ovvero domenica, è a Monte Carlo per un concerto, lui è questo, guardiamo insieme. Così è spettacolare. Davide Burani, artista. Grazie a te per essere qui. Come ho detto all'inizio, un grandissimo successo internazionale. Ci sfuggi perché tu domenica sei a Monte Carlo per un grande concerto. Sì, domenica ho questo concerto ho la fortuna di lavorare con uno dei più grandi baritoni, che è il maestro Leonucci, con il quale collaboro da alcuni anni. E che è, come ti dicevo appunto, un nome della lirica internazionale, e faremo questo concerto al Teatro dell'Opera di Monte Carlo, quindi saremo lì domenica a fare questo bellissimo recital e noi lo accompagniamo in un gruppo strumentale, in un ensemble strumentale molto particolare che è Quartetto d'Archi, Arpa e Pianoforte. Ecco, come dicevo, l'arrivo dell'arpa nella tua vita è stata una grande folgorazione sicuramente, però è arrivato un po' per terzo, no? Perché prima fisarmonica, poi il piano e poi l'arpa. Io ho iniziato con la fisarmonica perché diciamo che mio padre mi ha trasmesso questa passione per la musica e in casa c'era una fisarmonica, quindi ho iniziato a studiare fisarmonica con un grande maestro di Modena che è mancato da alcuni anni, si chiamava Giorgio Della Casa, che mi ha insegnato proprio le prime cose musicali, proprio sulla musica, il primo approccio con la musica l'ho avuto con lui, e poi a suonare la fisarmonica, che però ho abbandonato dopo poco per iniziare lo studio del pianoforte, che ho compiuto a Lorenzo Vecchi a Modena, quindi ho studiato pianoforte, mi sono poi diplomato da privatista a Genova, perché nell'ultimo periodo avevo smesso di studiare a Modena e sono andato a Genova per seguire un maestro che si era trasferito, e durante gli studi di pianoforte io sono rimasto, come tu hai detto, folgorato in occasione di un concerto, me lo ricorderò sempre, perché è un concerto che del grande Luciano Pavarotti a Modena, nell'85, quindi in occasione di questo concerto io ho visto l'arpa che suonava nell'orchestra e poi mi sono appassionato e quindi ho deciso che avrei studiato anche questo strumento. Cioè, pensate che meraviglia, se penso che io non so suonare neanche uno strumento, veramente chapeau. E poi grazie. Come? Perché voglio dire, una grande folgorazione, certo una grande passione, ma anche una grande professionalità, perché insomma questo studio appunto dell'arpa ti ha poi portato davvero in giro per l'Italia, ma non solo, in giro proprio nel mondo, insomma, quindi una fama internazionale, perché insomma tanti davvero i tuoi concerti, tante le tappe che hai fatto, le tue tournée, solo per ricordare, e vi garantisco che occorrerebbe solo già questa prima fascia per ricordare tutte le tournée, le tappe, i momenti di grande soddisfazione appunto di Davide, per esempio Giappone, Spagna, appunto sempre con il maestro Leonucci come ricordavi, però sempre possiamo dire
un bisogno forse di ritornare nella tua Modena, che tu ami. Sì, certo, la mia città. Io sono nato proprio a Modena, ho vissuto la prima parte della mia vita, diciamo, a Modena fino a 22 anni e poi mi sono trasferito a Castelnuovo Rangone, che comunque è vicinissimo, sì, a Modena. Vicino. Quindi un amore per Castelnuovo perché mi trovo benissimo nel comune in cui abito, ma anche per la mia città di origine, che è appunto Modena, dove ho tantissimi legami, in primo luogo la mia famiglia che ancora abita qui. Quindi la mia famiglia d'origine. E quindi diciamo che è un amore per la città che mi ha dato anche la possibilità di fare tantissime cose e ho tanti allievi anche che vengono da Modena nonostante io insegni a Reggio Emilia. Ecco, perfetto, quindi, perché tu sei appunto anche, d'altra parte non poteva che essere così, voglio dire, un grande professionista come te non può tenere solo per sé, esatto, no, questa grande capacità, ma tu sai anche trasmetterla insegnando. Diciamo che a me piace molto insegnare. Soprattutto mi piace ricordare quello che il mio maestro ha fatto con me, perché io ricordo, come ti dicevo, le prime lezioni, proprio i primi momenti in cui ho appreso le prime nozioni musicali, e questa cosa la rivivo quando mi metto anche io per la prima volta con bambini molto piccoli, diciamo, a insegnare le prime cose e poi a mettere le mani sullo strumento, che è una cosa incredibile pensare che un bambino piccolo di 8-9 anni possa mettere le mani su questo grande strumento che è l'arpa, appunto, e da lì vedere lo sviluppo della nascita di tantissime possibilità musicali, ma anche come persona, perché io ho degli allievi che già insegnano e già fanno concerti, quindi sono anche fortunato per questo. Cioè, è una grande soddisfazione, insomma. È una grande soddisfazione, perché certo, diciamo, vedere il risultato del tuo lavoro. Ah, certo. Ecco, appunto, tu sei docente all'Istituto Peri di Reggio Emilia. Ecco, hai parlato appunto dei bambini, ma più o meno a che età si può iniziare lo studio dell'arpa? Diciamo, l'arpa si può iniziare anche da molto piccoli. C'è addirittura un metodo, che è il metodo Suzuki per arpa, che fa iniziare i bambini addirittura da 4 anni. Quindi prima dell'età scolare, e perché è un approccio molto diretto sullo strumento e che consente anche a bambini che non sono ancora andati a scuola di avvicinarsi alla musica e anche con strumenti musicali ovviamente adeguati, ecco, uno strumento più piccolo, più piccolo, esatto, ovviamente. Molto più piccolo. Io insegno invece in una fascia che va dagli, come ti dicevo, dagli 8-9 anni, quindi già nel periodo delle scuole elementari, certo, e poi accompagno i ragazzi fino al periodo dello studio accademico. Adesso lo studio della musica è stato diviso in una fascia preaccademica, cioè prima, diciamo, che corrisponde più o meno alle scuole medie e superiori, poi abbiamo un triennio e un biennio che sono accademici, quindi che sono universitari, la laurea di primo livello e una laurea di secondo livello. Quindi li accompagno fino al triennio, quindi in questa fascia qua, e ho già degli allievi che ho iniziato, a cui ho iniziato a insegnare, diciamo, quando erano piccolissimi, e adesso sono già in questa ultima fase. Ho degli allievi, come ti dicevo, anche di Modena ne ho tre, si chiamano Morgana, Alice ed Elisabeth, che sono veramente bravissime, fanno già concerti, si esibiscono, mi sostituiscono anche in orchestre, così, perché sono ragazze fantastiche, e poi tanti allievi anche di Reggio Emilia, perché l'istituto è a Reggio Emilia, certo, ovviamente il bacino d'utenza è Reggio e la zona, anche qualcuno da Parma, insomma. Quindi tanti che si sono avvicinati all'arpa, perché si avvicinano all'arpa. Così no, immediato, almeno non è uno strumento immediato, però è uno strumento che piace molto ai bimbi. Quando c'è la presentazione degli strumenti, sono attirati dall'arpa, perché l'arpa è uno strumento che comunque attira, no? Questo insieme di corde, il fatto che le corde siano colorate, l'armonia che queste corde producono quando sono suonate, e anche il fatto che tu produci il suono direttamente con le tue dita, e quindi questa cosa è una cosa che incuriosisce. Di solito i bambini, quando vedono l'arpa, impazziscono, e poi da lì iniziano appunto ad avvicinarsi, a chiedere, e dopo si comincia un percorso che, certo, diventa sempre più difficile, ovviamente. All'inizio immagino. È semplice, e poi dopo è uno strumento difficile, è uno strumento che ha delle difficoltà oggettive, certo. Tutti gli strumenti sono difficili,
non è l'arpa l'unico strumento difficile, ma ha delle difficoltà che sono appunto coordinare ad esempio le mani con i piedi, perché noi abbiamo anche 7 pedali che sono posti alla base dello strumento e servono per cambiare l'intonazione delle corde, quindi questa è una difficoltà. E insomma ci sono delle difficoltà che sono appunto legate proprio allo strumento. Certo, e in come tutte le cose, sembra retorica, io lo dico sempre, insomma, è importante davvero lo studio. Noi adesso ci stiamo gustando e ringrazio anche per questo proprio la regia. Queste note, no, che ci fanno da sottofondo, insomma, che diamo quasi a volte, si tende a dare tutto un po' per scontato, ma quanto appunto lavoro, mi piace sempre ricordarlo, e quanto studio è fondamentale, come dicevi tu, cioè noi qualsiasi cosa che ascoltiamo, anche una qualsiasi musica che ci viene a volte un po', come dire, imposta, ecco, è frutto di una ricerca di suoni e poi nel caso appunto dell'esecuzione come di uno strumento classico, di uno studio che deve essere uno studio quotidiano. Quindi... Senti, noi fra l'altro abbiamo anche adesso ci gustiamo anche questo sottofondo bellissimo e molto rilassante, insomma, che secondo me è necessario anche in questa mattinata, in questo giovedì, insomma, che ha bisogno sempre, secondo me, il mattino, no? di musica. La musica, io penso a volte che sia un po' il nostro sottofondo della nostra vita, no? Uh-huh. Diventa un po' la colonna sonora. Sì, senza musica diciamo che sarebbe tutto un po' piatto, ecco, quindi la musica ci dà questa dimensione, ci apre anche a tante dimensioni diverse. Una musica può cambiare tantissimo la percezione, anche il momento che stiamo vivendo. Pensiamo anche banalmente quando mangiamo in un ristorante, insomma, la tipologia della musica che ci viene proposta può cambiare anche il nostro diciamo umore, ecco. Ecco, tra l'altro abbiamo anche, allora ti anticipo un po' quello che abbiamo, un'altra clip da lanciare, adesso aspettiamo un attimo. Mi piacerebbe, magari se hai voglia, eccetera, diamo alcune foto, magari le possiamo commentare. Volentieri. Insomma, se magari ti fanno venire in mente qualche ricordo, certo. Insomma, ringrazio come sempre la regia fantastica, ecco, guarda che meraviglia. Qua sono i miei allievi, questo è l'ultimo saggio che abbiamo fatto, che è stato Natale del 2017, quindi noi facciamo sempre due saggi, uno a Natale e uno alla fine dell'anno, e questa è la mia classe, come puoi vedere ci sono ragazzi un po' più grandi e anche bambine più piccole. Certo, quindi un'età abbastanza varia. Sì, l'età varia e quindi... Maschi e femmine, maschi tra l'altro. Femmine, esatto. Qua sono col maestro Leone Magera, il grande maestro di Luciano Pavarotti, perché ho avuto il piacere di intervistarlo in questa conferenza che ha fatto al Museo della Salumeria di Castelnuovo Rangone nel mese di ottobre, dove abbiamo parlato appunto, siccome si ricordava i 10 anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, abbiamo fatto proprio una serata dedicata a Pavarotti e il maestro ci ha parlato della sua amicizia e anche della sua attività appunto con il maestro Pavarotti, quindi una bellissima serata, una bellissima persona. Anche da appunto intervistatore, insomma, esatto, anche in quella veste. Esatto, io intervistato. Qua invece avevo visto una piccola, ecco, qua sono col mio collega Marco Bronzi, un grandissimo violinista, docente nel Conservatorio di Bolzano, e suona con i solisti veneti, quindi ha fatto tournée in tutto il mondo, ha fatto parte della Sinfonica Toscanini con Mazel e con lui da tanti anni abbiamo questo duo violino e arpa. Uno degli strumenti che l'arpa accompagna più volentieri è il violino, ecco. Perché il violino... Infatti volevo chiederti più o meno con quale strumento si poteva abbinare, sì, il violino certo. Sicuramente, violino e arpa, poi il flauto, che è uno strumento che può essere davvero accompagnato benissimo dall'arpa, e la voce, perché la voce lirica trova proprio la sua, soprattutto le voci femminili, hanno la possibilità di essere così accolte da questo suono caldo che è quello dell'arpa. Certo, voglio fatto ricordare che insomma appunto hai collaborato in qualità proprio di prima arpa, correggimi se sbaglio, sì. Con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, sì. Con l'orchestra della Radio Svizzera Italiana, esatto, di Lugano. Sto veramente riassumendo, come ho detto all'inizio, perché davvero è una lista enorme, questo davvero ti fa tanto onore. Con i Virtuosi Italiani, sì. Dico bene, con l'Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma. Con la quale devo suonare anche nel mese di aprile, quindi prossimamente. Hai partecipato anche come ospite a numerose trasmissioni radiofoniche, televisive e tantissimi lavori. Posso aggiungere anche, insomma, che
non sono stata io ad essere in questo periodo la prima ad averlo qui, perché ti hanno visto in tantissimi, in tutta la tua bellezza, anche posso dirtelo sinceramente da donna, molto. In tutta la tua professionalità, anche ai soliti ignoti, sì, erai uno. Sono stato ospite di una puntata che è andata in onda sabato 17 febbraio. È stato molto divertente perché dovevano, come tu sai, bisogna indovinare l'identità, e quindi purtroppo la concorrente, che associava l'arpa a una interprete femminile, sdoganiamo questo concetto, è cascata proprio su di me, quindi purtroppo ha perso un grande montepremi, e credo che non amerà molto l'arpa diciamo per i prossimi, invece noi cercheremo invece di farle cambiare idea, se non ci sta per caso seguendo. Quindi davvero complimenti anche appunto per questa tua partecipazione, insomma, divertente, simpatica, e che sottolinea ancora una volta, posso dire, il tuo essere eclettico. Questo grazie, è molto bello. Sì. Qua ero col maestro Leonucci in quella precedente, invece qua è proprio il maestro Leonucci con l'ensemble con cui saremo a Monte Carlo domenica prossima. Qua invece sono col mio collega Stefano Pellini, che è un organista molto importante di Modena, con il quale facciamo un duo arpa e organo, quindi anche l'abbinamento con l'organo è interessante, e queste sono le mie allieve di cui ti parlavo prima, le mie allieve di Modena, da sinistra Alice, Elisabeth e Morgana, sono delle ragazze tra i 17, 18, 19 anni, molto brave. Qua sono con l'orchestra invece di Palma de Mallorca, delle Isole Baleari, con le quali appunto ho una collaborazione, andrò anche adesso nel mese di aprile e di maggio. Sono stata fortunata a riuscirti a prendere proprio questa mattina, ad averti qui. Sì, dopo sono un po' in giro, diciamo, sei nei prossimi mesi. E spesso vado a Palma de Mallorca, c'è questa orchestra molto, molto importante con la quale lavoro, ho la fortuna di lavorare qua durante un concerto col mio strumento. Ecco, questo è interessante perché io faccio parte anche di un quartetto di arpe, di solito si pensa al quartetto d'archi, no? Invece noi abbiamo messo in piedi, diciamo, un quartetto d'arpe, e con i miei colleghi Duccio Lombardi, Donata Mattei e Federica Sainaghi, che vediamo nella foto, e avremo anche un concerto nel mese di maggio, anzi lo dico già, così certo, magari se qualcuno il 26 volentieri maggio vuole venire a Frassinoro, nella bellissima abbazia di Frassinoro, certo, si può ascoltare il concerto del quartetto d'arpe che si chiama Arpe Diem. Bellissimo, quindi, mi piace anche il titolo. Diciamo, abbiamo trovato un po' una quadra al nostro quartetto. Certo. Facciamo una cosa allora, nel tempo che rimane lanciamo, se è fattibile, un'altra clip. Volentieri. Che proprio ti vede, ci fa gustare proprio te nella tua, questa grande capacità appunto che hai. E Etude, dico bene, de concert. Etude, concert. Etude concert, esatto, magari riusciamo a sentirne un attimo un estratto e poi ritorniamo perché ho qualche domanda, un po' di gossip, d'accordo, insomma, qualche curiosità su come ti prepari appunto prima di suonare. Va bene. Bellissima anche l'arpa, un'arpa dorata. Quest'arpa è un'arpa meravigliosa perché è l'arpa dell'Orchestra Toscanini di Parma,
Era un concerto appunto per la Toscanini, è una bellissima Iris della Salvi ed è un'arpa dorata, quindi è uno strumento anche bellissimo, certo. Oltre da che da suonare, anche da vedere, in questo certo. caso. Senti, visto che vedo che tu l'appoggi sulla spalla, però spalla, il peso non... Sì, appoggia sulla spalla a destra, diciamo, sì. Però il peso è controbilanciato perché si appoggia anche sulle gambe, quindi diciamo non è tutto il peso sulla spalla, ma si può sostenere diciamo anche con le gambe. Ecco. Senti, adesso un po' di gossip, un po' di curiosità, che però insomma secondo me interessano appunto anche a casa. Ma per esempio, come ti prepari prima di un concerto? Non so, devi fare un po' di rilassamento, concentrazione? Sì, allora è fondamentale perché appunto il palcoscenico crea nel momento in cui si entra un po' di ansia, diciamo, no? La famosa ansia da palcoscenico. Certo. È una sorta di paura che va vinta. Sicuramente facendo tante volte questo mestiere, a un certo punto si deve vincere, ecco, perché sennò uno, se ha questa paura, deve cambiare mestiere. Però ecco, a me serve tantissimo registrarmi a casa durante le mie prove. Io mi registro, poi mi riascolto e anche già registrarmi mi mette in una condizione di essere non totalmente rilassato, quindi in una fase di ascolto, certo. critico, ecco. Mi dà proprio questa sensazione anche di tranquillità, perché quando diciamo mi riascolto poi posso capire quello che ho sbagliato e cosa devo fare. E poi a me serve tantissimo, proprio 5 minuti prima di entrare, ecco, avere un attimo in cui da solo faccio un attimo di silenzio, cioè, interiore, mi isolo un attimo, anche se sono con dei miei colleghi, mi serve tantissimo per trovare la concentrazione. La cosa difficile sono i primi minuti. I primi minuti sono 3 o 4 minuti, ecco, in questi 3 o 4 minuti iniziali bisogna davvero essere molto concentrati. Dopo si entra in un mondo, certo. particolare, quello del concerto, e dopo tutte le cose vengono... via, tranquillo, liscio. Ecco, così tranquillo no, ecco, però più tranquillo. Perché, insomma, i grandi professionisti sono così, come appunto dici tu. Insomma, non si è mai tranquilli, perché diciamo che può capitare sempre qualcosa, può capitare un rumore in sala che ti disturba e allora perdi leggermente la concentrazione, un colpo di tosse, una caramella scartata, un suono del telefonino, una porta che si chiude, sono tutte cose che non ci lasciano totalmente, certo. indifferenti e cambiano davvero nel Questo momento la percezione di quello che stai facendo, perché tu non sei da solo, suoni perché c'è il pubblico, certo. e quindi il pubblico è vivo e quindi ovviamente si muove, certo. qualche cosa succede. Però questi rumori per quanto piccoli possono deconcentrarci, certo. ecco, e lì bisogna ricorrere a alcuni espedienti che dopo un po' di anni si riescono a mettere, certo. in atto. Non ti voglio chiedere tutto, però per esempio hai qualche rito scaramantico? Allora, dunque, io ho dei riti scaramantici che faccio con i miei colleghi. Se li vuoi dire? Però non si possono dire sono riti che sono segreti. Certo, hai ragione, però qualcosa c'è, insomma. Però qualcosa c'è, sì, ma tutti i musicisti, sai, hanno qualcosa. Per esempio, i musicisti odiano il colore viola, non vedrai mai un musicista vestito, certo. con qualcosa. Insomma, sì, nello spettacolo, nel teatro, effettivamente c'è Insomma, io spero sempre di trovare qualcosa in palcoscenico, qualche chiodo, così, perché mi porta fortuna. Ah, ecco. Spesso lo trovo, perché nei teatri capitano, quindi questo mi dà proprio una grande tranquillità. Ecco. Cioè di trovarlo, quindi di vederlo, o lo lo raccolgo e poi lo tengo un attimo così, però mi dà un po' di sicurezza, ecco, ho trovato il chiodo, quindi sono abbastanza tranquillo. Quindi ce l'ha svelato, è fantastico, veramente, bellissimo, insomma. Quindi l'emozione, insomma, tu dici, insomma, alla fine comunque, nonostante tantissimi anni di esperienza, tantissime tour, comunque c'è sempre il rapporto con il pubblico. È una parte integrante dell'esibizione, perché noi ci esibiamo dal vivo, quindi ogni volta cambia. Certo. Se uno ripete il brano due volte, cambia completamente, perché l'esecuzione è sempre diversa ed è fondamentale, perché se non ci emozionassimo non potremmo anche far emozionare il pubblico, quindi questo è fondamentale. Non siamo mai diciamo stanchi di esibirci, abbiamo voglia di esibirci, abbiamo voglia di condividere quello che noi sentiamo con il pubblico, e la difficoltà è appunto questa, cioè fare in modo che la barriera tra l'esecutore e il pubblico possa essere, diciamo, piena di queste energie che vengono, diciamo,
si trovano a sprigionare, poi esatto, a unirsi insieme. Unirsi bellissimo insieme. Hai descritto anche molto bene, credo, questo momento, quel momento che vivi tu e che fai vivere appunto al tuo pubblico. Spero, perché poi sai, io non sono mai dall'altra parte, cioè la cosa che anche se mi ascolto, certo, perché mi posso ascoltare in un video, mi posso ascoltare in un CD, non riuscirò mai a sentirmi come appunto dal vivo, perché sto facendo da questa parte, certo, e quindi spero che appunto quello che dico, insomma, possa arrivare. Tutti i tuoi successi davvero testimoniano quello che sei riuscito a fare, e aggiungo anche appunto quello che le foto ci hanno un po' in qualche modo restituito, no? Come immagine, le foto appunto dei tuoi alunni, quindi anche come docente, quindi sicuramente arriva tutto, come è arrivato questa mattina a me, tantissimo, e sicuramente anche a casa. Davide, grazie per quello che ci hai proposto, regalato. Grazie questa mattina. Grazie al vostro programma, grazie a te, è stato un grande piacere per me essere qui. Piacere davvero nostro, in bocca al lupo, perché appunto sei in partenza per Monte Carlo. Incredibile, si chiama Silvia Felisetti, facciamo un omaggio a Puccini e in occasione proprio della festa della donna che verrà appunto, viene appunto, capita oggi, certo, e quindi a Conegliano alle ore 21 presso la Casa della Musica questa sera. Tra l'altro, insomma, voglio anche aggiungere che vabbè, bello l'avete visto, è bello, si vede, è anche un grande gentleman, perché si è presentato molto carino, davvero, dico la verità, con una splendida mimosa, una splendida rosa, quindi davvero grazie per quello che sei, davvero, grazie, oltre che un grandissimo artista, per la persona che sei, non ci conoscevamo, e è stato davvero un grande piacere, un'emozione conoscerti, in bocca al lupo davvero molto per tutto.